Barbara D'Urso è diventata nonna e a lasciarlo intendere è stata proprio lei nell'ultima puntata del 2022 di Pomeriggio 5. Al termine della puntata, infatti, la conduttrice ha salutato i telespettatori dando l'appuntamento a gennaio con la sua classica, ovviamente, chiusura che noi conosciamo: il mio cuore è vostro, dei miei figli e poi vostro. Questa volta, però, con la voce spezzata dall'emozione, l'ho un po' modificata, dicendo così: il mio cuore è dei miei figli, di un'altra persona. E poi è vostro. Chi sarà quest'altra persona? Immediatamente tutti sui social cominciano a ipotizzare. Inizialmente si credeva fosse un nuovo fidanzato, ma poi la notizia è stata immediatamente smentita da lei sul suo profilo Instagram. Infatti scrive: "E prima che parta un gossip, non si tratta di un uomo e né di un fidanzato". Che sia arrivato quindi il primo nipotino, la prima nipotina Barbara D'Urso? È sicuramente così, perché lei aveva raccontato proprio la notizia a Verissimo, quindi nel salotto di Silvia Toffanin, che presto sarebbe diventata nonna. Lei è molto riservata nella sua vita, soprattutto per quanto riguarda quella privata e quella dei suoi figli, ma a quanto pare, ragazzi, non ci sono dubbi. Lei è diventata nonna e molto probabilmente queste vacanze natalizie le passerà col suo nipotino. Quindi, per questa bellissima gioia infinita, tanti auguri a Barbara D'Urso, che vi ricordo ritorna con Pomeriggio 5 nel 2023, il 9 gennaio.